dal bar del rifornimento, vengo colpito da un quadretto. C'è sopra una Volkswagen Maggiolino. La nostra guida Marami ci spiegherà il perché di questo quadro. È il Volkswagen che ha usato il nostro colonnello, gli dati negli anni prima delle rivoluzioni. Da sopra, sotto la macchina, c'è scritto il nome della macchina, la padronanza della Volkswagen è di Mohammed Gheddafi, il numero della targa 23396, la data 6/4/1964. Questa Volkswagen ha fatto questo viaggio qua, quel che vedete, per distribuire e per mettere sotto occhio i basi militari dei nemici. I nemici, sto parlando degli inglesi e dei francesi, che ha conquistato tutta la costa e un po' del deserto. C'è scritto il viaggio del 4000 giorno. Lungo la strada un doppio stop, un posto di blocco e la precedenza a tre cammelli che la attraversano. Niente traffico e la nostra carovana procede. In lontananza i resti di un fortino romano testimoniano la presenza dell'impero in questo paese. I tubi che stiamo vedendo fanno del grande acquedotto che collegherà Tripoli con Bengasi. Hanno un diametro di 4 metri. Per avere un'idea della loro grandezza, abbiamo fatto entrare parte del nostro gruppo dentro uno di essi. Il grande fiume costruito dall'uomo, secondo Gheddafi, sarà l'ottava meraviglia del mondo. Però, se il progetto dovesse fallire, la Libia rimarrà senza una goccia d'acqua dolce, approssimativamente nello stesso periodo in cui si esaurirà l'altro non meno importante risorsa del sottosuolo libico, il petrolio. Arriviamo a Misebuio, è una città pulita e la circolazione è abbastanza ordinata. Con i suoi 170.000 abitanti è la terza città della Libia. Anticamente era un porto commerciale molto importante ed è sede di un'industria di tappeti fra le più antiche del paese. Durante il periodo coloniale italiano venne dato un assetto alle strade. Oggi la sua economia è in parte dovuta alla costruzione dello stabilimento siderurgico. Facciamo da buoni viaggiatori una visita alla città. A distanza vediamo un enorme blu adiacente ad un locale arabo abbastanza pulito. Il profumo è invitante ed entriamo. Niente donne, ed è ovvio che destiamo molta curiosità. Usi e costumi, anche quello di mangiare con le mani. Per la verità siamo un pochino perplessi, specie le donne. Vengo invitata ad un tavolo per un assaggio. Devo dire che i libici sono molto ospitali. Buono, devo dire che è buono. E tu non guardare, tu. Intanto arriva il momento in cui il pollo viene servito ai nostri tavoli. È un piatto abbastanza ricco, una montagna di patatine e alcune salsine. Ci guardiamo, non c'è soluzione, mangiare senza posate. Si tratta fortunatamente di pollo e perciò non è tanto difficile. È ovvio che siamo oggetto di curiosità, ma superiamo brillantemente la prova. Anzi, abbiamo provato veramente gusto. Il pollo è veramente buono. Il consenso è unanime e ci accingiamo a pagare. 8 persone, 15 dinari. E che abbuffata! 15 dinari tradotte dalle lire italiane, quanto sono? Sono 23.000. Leptis Magna è una delle città romane più belle del Mediterraneo. Fu capitale romana d'Africa. Purtroppo la gran parte di essa giace ancora sotto la sabbia. Era una città grandissima, imponente, l'arco che risale al 203 d.C. fu costruito in occasione della visita di Settimio Severo, già imperatore, alla sua città natale. Le strade erano disposte secondo un certo ordine, classico esempio delle città romane. Le terme volute da Adriano, composte da una grande piscina lunga 30 metri e larga 15, rivestita tutta in marmo e con il fondo in mosaico. Qui la disposizione delle latrine per uomini e donne. Ospitavano fino a 50 persone ed era il luogo dove venivano spesso discusse e prese decisioni anche importanti.
I resti di una grande fontana e quelli del grande foro di Settimio, lungo 100 metri e largo 60, qualcosa come 6.000 metri quadrati interamente rivestiti in marmo. Le arcate erano decorate con 73 teste raffiguranti le sorelle Nereide e Medusa. Un disegno raffigura quella che è stata la basilica, iniziata da Settimio Severo e Finiglio Caracalla nel 216 d.C. Tipica la navata centrale con due ordini di colonne ed il soffitto altissimo. Bellissimi gli altorilievi decorativi di questa colonna che, come si vede, non sono scolpiti ma ricavati nella colonna stessa, opera di scultori importati dalla Tunisia. Molto bello questo vaso da dove esce la vite con i grappoli e il dio che cavalca la pantera, ma forse ancor più bella è l'altro lato della colonna di forma quadrata. Di forma geometrica e punico voluto da un nobile locale di nome Annibale Rufo. La struttura è molto particolare e la sua costruzione risale a 9 anni avanti Cristo. Era ricavato in una grande piazza e circondato da un portico di forma ottagonale molto bello. Durante gli scavi e i restauri negli anni 40 sono state trovate alcune unità di misura. Costruito nel primo anno del primo secolo Cristo per volere sempre del nobile Annibale, mise Leptis sullo stesso piano delle altre città romane. Più antico di questo, solo il teatro di Marcello a Roma del 50 a.C., ma non in questo stato. Il teatro appare ancora oggi nella sua straordinaria bellezza a testimonianza delle vestigia che l'impero romano ci ha tramandato nei secoli. Durante una breve parentesi per l'immancabile tè, ascoltiamo le note di uno speciale strumento a 10 corde che il nostro poliziotto Brahim suona per noi. Tripoli è la città più popolata della Libia con 1.700.000 abitanti. Sembra darci il benvenuto con luci scintillanti, i palazzi illuminati come questo, chiamato la cupola spaziale. Molto bello il lungomare che si estende per quasi 7 chilometri. Imponente, una delle più vecchie costruzioni, il castello di Assai al-Ambra, o Castello Rosso, rappresentò la sede del potere in Tripolitania fino al XX secolo.